Buongiorno. Buongiorno. Bentornati in questo nuovo appuntamento. Oggi ci ritroviamo nuovamente a Roma, perché dopo avervi fatto vedere il Colosseo, Trastevere, gli scavi di Ostia Antica, e per tutti quelli che non l'hanno fatto vi lascio il link in descrizione per vedere tutti quanti i video, oggi ci andiamo a vedere un altro monumento importante di Roma. Quelle che andiamo a vedere oggi saranno le Terme di Caracalla, che come vedete le stiamo posteggiando, stiamo cercando l'entrata. E le Terme di Caracalla altro non sono che un esempio termale imperiale, che è il più importante che noi abbiamo qui a Roma. Vedo lì in fondo l'entrata, perciò venite con noi, andiamo, vai! I don't know how to feel about it. I hope that time will show. There's something in the way that you looked upon me is telling me I should go. Allora, siamo dentro le terme e vi posso dare qualche informazione utile. Innanzitutto, il biglietto costa 6 euro, se volete l'audioguida costa 5 euro, però non è che ve la consiglio tantissimo, nel senso che è un'audioguida come se fosse un cellulare, cioè priva di auricolari, ed è molto bassa, quindi anche all'entrata ce l'hanno un po' sconsigliata. Comunque, ecco, siamo dentro le terme che furono realizzate nel 217 d.C. e pensate che per realizzare tutto quanto questo complesso servirono ben 9.000 uomini. Sto passeggiando sopra il Natatio, che poi non so se il latino forse è Natatio o Natatio, vabbè, comunque stiamo percorrendo una passerella che taglia veramente tutta questa zona che vedete qua sotto di me. In realtà questa era la piscina principale, la piscina olimpionica, l'acqua fuoriusciva da quei fori lì, non so se li vedete, eccoli lì, e qui i romani venivano a rilassarsi. Vedete a loro, guarda che piscina, mica come noi. Andiamo, va. Lasciamo alle spalle tutte le terme e facciamo una piccola pausa perché a luna abbiamo fame, e dopodiché continuiamo il giro perché ci sono anche i sotterranei. Terme termina qui, diciamo che noi ci abbiamo messo un'oretta e mezza, ma perché ce la siamo presa veramente molto molto calma. Comunque ve lo consiglio a tutti, se state a Roma, una passeggiatina qui, soprattutto magari nei mesi dove non fa tanto caldo, perché se ci venite luglio, agosto, fa caldo. Se vi è piaciuto il video vi invito a commentare, a mettere mi piace e anche a condividere, e se vi va iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao! No, I don't even know.